L'Egitto, nella mozza del terrorismo islamico, si accinge a vivere 3 mesi di stato d'emergenza. Le vittime del doppio attentato messo a punto dall'ISIS in 2 chiese a Tanta, sul delta del Nilo e ad Alessandria sono 44, secondo l'ultimo bilancio fornito dalle autorità del Cairo. Almeno 100 le persone rimaste ferite, molte delle quali versano in condizioni gravi. La prima esplosione è avvenuta verso le 10, ora locale, nella chiesa di Mar Girgis a Tanta, 27 i morti. La seconda poche ore dopo, nella cattedrale di San Marco ad Alessandria, dove a celebrare la messa della Domenica delle Palme c'era il patriarca copto Tawadros, rimasto illeso. La testimonianza di alcuni sopravvissuti all'attacco di Tanta. C'erano sangue, brandelli di corpi dappertutto, sui muri, sulle sedie rotte, sui vetri in frantumi. La gente era contenta, veniva per pregare, per la pace, racconta una fedele. Stanno facendo tutto il possibile per creare la discordia tra le due colonne portanti di questo paese, i cristiani e i musulmani, ma cristiani e musulmani sono uniti, sono vicini di casa, sono famiglie intere, sono amici e per quanto colpiscano non otterranno il loro scopo, dice un uomo. Il doppio attentato avviene a 2 settimane dal viaggio apostolico in Egitto di Papa Francesco, previsto per il 28 e il 29 aprile. I copti ortodossi d'Egitto sono la comunità cristiana più importante e più antica in Medio Oriente, rappresentano il 10% della popolazione egiziana.